Ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi vi racconto una storia. È una cosa che mi è successa. Un giorno, un pomeriggio, stavo passeggiando, incontro un'amica e mi dice: "Sai, ho ascoltato un CD, mi hanno detto che sei tu che canti, è la tua voce quella." Io annuì, ovviamente, e disse: "Ma no, complimenti, bravissimo. Non pensavo fossi tu, anche perché a vederti così mi sembri una persona normale." Cantare in libertà. Ora, magari nei commenti qua mi spiegate come deve essere una persona che canta rispetto a una persona che non lo fa. Magari deve camminare più. Si deve atteggiare a modo, non lo so. Comunque, arriviamo al punto. L'atteggiamento nel canto è una cosa davvero importante per quando si sale su un palco e spesso è un po' sottovalutato. Se ad esempio stiamo facendo un'audizione, entrando sul palco, come bisogna essere? Vi do dei consigli. Se noi entriamo un po' troppo mesti, curvi, magari con un andamento irregolare, diamo subito l'idea di non essere una persona sicura e capace. E quindi, se magari è un programma televisivo, perché io dovrei scegliere una persona che comunque ha quasi paura di voler entrare? Quindi questo è da evitare sicuramente. Al contrario, se entriamo troppo spavaldi, faccio vedere io vi faccio troppo altezzosi, magari con il mento così, è un po', diciamo, lo stesso, è un po' un errore anche quello, perché daremo, diciamo, un'immagine troppo strafottente, non lo so, a chi ci è di fronte, e quindi io eviterei anche questo. Il mio consiglio è quello di essere spontanei, di avere una postura normale, dritta, di stare rilassati, pur mantenendo una tonicità posturale che ci permetta di dare un'idea di essere a nostro agio e comunque sicuri di noi stessi. Cerca di essere comunque sempre te stesso e ad ogni modo che tu sia entrato un po' mesto, un po' spavaldo, quando entri, se poi inizi a cantare e canti da Dio, amen. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà. E se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.